La lunga attesa sta per terminare. Giovedì prossimo scatterà infatti la fase nazionale dei playoff. Il sorteggio ha stabilito gli accoppiamenti delle 5 gare in programma. Al Pescara, testa di serie, al pari di Lecco, Entella, Vicenza e Foggia, toccherà la Virtus Verona, che in sequenza ha travolto il Novara 3-0 nel primo turno preliminare ed espugnato l'Euganeo di Padova 1-0 a gol partita dell'intramontabile attaccante argentino Juanito Gomez. Gara di andata giovedì 18 maggio alle 20:30 allo stadio Gavagnini Nocini, capienza 1500 spettatori. Ritorno all'Adriatico lunedì 22, sempre alla stessa ora. Tranne l'ex Pellacani, tutti a disposizione di Zeman. Le scelte sembrano già fatte, a parte l'importante rientro di Plizzari, assai verosimile la conferma dell'11 delle ultime uscite. Sulla fascia destra Crescenzi in vantaggio su Cancellotti, davanti delle Monache nettamente favorito su De Sogus e Colai. Virtus Verona con ben 9 diffidati: Alfredson, Gomez, Nalini, Talarico, Lonardi, Ruggero, Tronchin, Faedo e Munaretti. Gli scaligeri hanno chiuso la stagione regolare al sesto posto, percorso a due facce, appena 7 punti a 0 vittorie nelle prime 13 gare, quindi il deciso cambio di passo nel girone di ritorno, addirittura 12 successi, 4 pareggi ed un solo KO lo scorso 2 aprile sul campo della Pro Sesto. Pescara col vantaggio di 2 risultati su 3, dopo andata e ritorno in caso di parità complessiva, in quanto teste di serie biancazzurri ai quarti. Tanto incredibile quanto singolare la storia della Virtus, orgoglio del quartiere Borgo Venezia di Verona. Stesso allenatore, presidente da 41 anni, dal lontano 1982. Stiamo parlando di Luigi Fresco, che sull'imminente sfida col Pescara si esprime così. Campo favoloso, storia favolosa del Pescara, e perciò insomma ho sempre avuto una grande simpatia e ammirazione per questa società. Poi c'è un maestro come Zeman, che io sono andato anche a vedere a Campo Tourres 30 anni fa, per 3 giorni sono stato là, andavo in panchina ad ascoltarlo, così. Perciò questo abbinamento, diciamo, che Pescara, Campo Adriatico, Zeman, eccetera, per noi è bellissimo. Infatti sai, una partita molto dura e difficile, magari potevamo sperare a un avversario più facile. È vero che Dell'Icari ha detto in tempi non sospetti: voglio affrontare il Pescara ai playoff? Ho detto che era il mio sogno affrontare Pescara nei playoff, sarebbe stato il mio sogno, anche se sarei stato contento che Pescara magari vinceva il campionato e allora avrei rimandato volentieri, ecco, perché io ero contento se Pescara andava bene. Chiaro che era un mio sogno quello lì, insomma, sì. E Daniele lo conosco da 20 anni, aveva partecipato a Giochiamo per la Pace con Damiano Tomasi e Eusebio Francesco, eccetera, che abbiamo fatto delle strutture sportive a Sarajevo, no? E me lo ricordo già allora come un ragazzo intelligente, sveglio, simpatico. A me piace molto l'Abruzzo, come piace molto anche mi piacciono molto anche le regioni, anche più a meridione, diciamo. Io perché sono persone più aperte, rispetto a noi anche più simpatiche, perciò ci vengo molto 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 volentieri. Quando andai in Serie C il primo anno dissi che il mio sogno era prima o dopo, se il Pescara fosse stato in Serie C, di giocare l'Adriatico. Perciò questo sogno si realizza. Vuole che la chiami presidente, allenatore, direttore sportivo, mi dica lei, perché lei fa tutto. Ma direttori, ho già detto, ne ho 2 bravissimi, perciò direttori bravi. Perfetto, ma meglio dai, presidente come o meglio... Allenatore. Allenatore, vuole che la chiamiamo allenatore? Mi chiami Gigi, o mi chiamate Gigi, ancora meglio. Dai. Gigi.